Ivan Djanetic, domani c'è questa trasferta a Siracusa, però il pensiero maggiore è forse riferito ai playoff oramai. Arriva il Lavagna e c'è Vuleta e c'è questa squadra che potrebbe perseguirvi, potrebbe mettervi in difficoltà. Senti, ancora non abbiamo iniziato a pensare di quella squadra, ancora campionato è finito, ma giochiamo quel sabato primo con l'Ortigia, così dopo ci riposiamo e iniziamo a pensare di Lavagna e quella squadra che incontriamo. Per ora non abbiamo nessuna informazione come giocano, speriamo a cercare quale DVD o qualcosa, così prepariamo meglio. C'è la voglia anche di mantenere questa imbattibilità? 22 da 21, far diventare 22 queste partite senza sconfitta e fare il record di punti assoluto per il Civitavecchia, cosa che non aveva mai fatto? Ma normale, se fermiamo ora, cosa, non dobbiamo anche giocare più. Come stiamo andando bene, spero che fino alla fine ci continuiamo così, perché no? Ora, quando pensi tu, tutto il campionato ti prepari solo per quelle partite che sono rimaste per playoff. Tu giochi soprattutto per la squadra, a volte ti limiti le tue giocate personali per la squadra. Come hai imparato questa cosa? Sin da quando eri bambino che fai così? Senti, non era così sempre. Io quando ero giovane praticamente giocavo da solo. Dopo allenatori mi hanno detto dai, fai giocare un po' altri, impara altri. E così mi sono iniziato, arrivavo davanti a porta, sempre passeggiavo altri, facevo assist e questo. Ma ora questo è proprio in sangue mio, io mi preoccupo più in difesa, perché difesa è il miglior attacco. A me mi piace più passeggiare da un altro che fa gol, che faccio io gol. Sono così come persona, mi piace così. Ancora palla.